piano generale del traffico urbano che dovrebbe partire a settembre prevede che da qui in poi via Franco Sacchetti sia solo a senso unico ad uscire dalla città, cioè in direzione di Porta di Roma e Rione Rinascimento. Oggi chi percorre via Nicodemi, arrivata all'incrocio con via Fucini, può proseguire dritto per via Sacchetti. Con il nuovo piano del traffico urbano non lo potrà più fare. Qui chi arriva sarà costretto a svoltare a destra su via Fucini. Chi arriva da via Fucini anche qui non potrà svoltare a sinistra su via Sacchetti, ma sarà costretto a proseguire qui. Verrà aperto un passaggio nel marciapiede centrale per consentire alle macchine di defluire verso via Zuccoli. Non ci sono gli spazi per poter fare una rotatoria. Nell'immaginate il traffico di punta di via Fucini che cerca di svoltare a sinistra davanti al traffico di punta che arriva a via Fucini dal ponte del viadotto Gronchi? Superato questo primo forte ostacolo, il traffico che non può più proseguire lungo via Sacchetti, ridotta a senso unico, dovrebbe a questo punto incanalarsi lungo la stretta via Zuccoli. La strada è stretta, già oggi densamente trafficata. Lungo la strada sostano spesso automezzi per carico e scarico dai negozi. Il traffico che non può più percorrere via Sacchetti percorrerebbe l'intera via Zuccoli fino a prendere via Pintor. Questo è un angolo già particolarmente trafficato. Da qui il traffico ridiscenderà per via Svevo sino a riprendere via Franco Sacchetti. In parte chi non può proseguire dritto per via Sacchetti girerà a sinistra su via Fucini. Inevitabilmente le macchine si sposteranno via Federico De Roberto. Da via Federico De Roberto il traffico proveniente da via Fucini dovrebbe immettersi sulla strettissima via Domenico Oliva, del tutto priva di marciapiedi. Come si vede, a via Domenico Oliva mancano del tutto i marciapiedi. Come si pensa di poter trasformare questa strada in una strada di attraversamento spostandovi il traffico in direzione centro città? E che dovrebbero fare le tante persone anziane che qui abitano, percorrono la strada, se questa strada diventasse una strada veloce da attraversamento? Via Domenico Oliva, sì, mi diceva che questa è una strada parecchio, già oggi parecchio pericolosa. Sì, pericolosa, giusto? Perché a parte hanno invertito la precedenza, quindi chi viene da Domenico Oliva deve dare la precedenza a destra, una strada dove non vede chi viene. Sì. Quindi sono stati già diversi incidenti, anche mia cognata ha fatto un incidente lì perché è impossibile vedere chi viene e corrono anche perché è una strada dritta. Ma lei lo sa che qui con il senso unico a via Sacchetti il senso verrà invertito in direzione via Dossi e vi verrà spostato larga parte del traffico che non potrà più percorrere in direzione centro città via Sacchetti, quindi sarà sempre più pericoloso questo senza marciapiedi. Le strade di quartiere insomma dovrebbero essere un pochino più sicure, insomma, perché sono persone col passeggino, quindi... esatto. Quindi il suo commento è una proposta folle, mi sembra proprio di sì. Grazie a lei, arrivederci.
Di qui le macchine arriverebbero fino all'incrocio con via Carlo Dossi, per poi prenderle in direzione di via Sacchetti e via Bufalotta. Da qui il traffico discenderà, attraversando di nuovo via Sacchetti e risalendo poi per via Albertazzi. Questo è un angolo già particolarmente trafficato. Chi arriva da via Fucini non potrà più immettersi a sinistra su via Capuana, ma dovrà proseguire dritto, sempre lungo via Fucini, in direzione della Bufalotta. Tutti in fila. Tutti in fila. Siamo qui col signor Renato e il signor Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto due degli animatori del comitato spontaneo che si oppone al senso unico di via Sacchetti. Allora, signor Renato, questo senso unico. Allora, da sempre il nostro comitato, che nasce spontaneamente sull'esigenza di dire no al senso unico di via Franco Sacchetti, ma non per partito preso, ma per reali esigenze da parte sia dei commercianti ma anche dei residenti. La situazione è questa: c'era stato detto che a suo tempo si doveva fare una sperimentazione, dopo la sperimentazione si sarebbe vista la situazione reale. Noi, ben conoscendo i tempi dell'amministrazione, ben conoscendo anche la situazione dell'amministrazione stessa, che deve fare conto ai grandi principi dell'edilizia, noi abbiamo pensato di creare questo comitato e dire no apertamente, con le firme dei cittadini, con le firme dei commercianti. Mi pare avete raccolto quasi un migliaio di firme, giusto? Molto di più di un migliaio di firme, ma naturalmente noi queste le abbiamo messe a disposizione. E siamo concretamente vicini a problematiche di tutti i commercianti della strada in via Franco Sacchetti. Ma non solo, mi pare anche dei residenti, dei vostri clienti. Quindi chiediamo a tutti la massima attenzione, la massima presenza, perché non vogliamo che poi certe parole che sono state usate da altre associazioni, strutture o partiti, in questo caso intenzionalmente abbiamo visto che ci sono stati degli incontri, questi incontri hanno dato che cosa? Un ribadire ancora una volta che la cittadinanza è contraria, i commercianti sono contrari e che si sarebbero fatte delle derivazioni rispetto al piano che doveva essere fatto. In realtà invece si è stato detto che poi a settembre inizierà il progetto del senso unico di via Franco Sacchetti. È folle, due assemblee col presidente Bonelli e l'assessore Aurigemma, con i tecnici, due platee quasi compattamente contrarie. Siamo contrari a questo, che ancora una volta ritengo necessario che la cittadinanza e i commercianti vigilano su queste tematiche che sono veramente di tutti i giorni, soprattutto per le nostre famiglie, perché i nostri negozi sono qua, via Franco Sacchetti, come il negozio del collega, il mio e di tanti altri, che cerchiamo di portare avanti le esigenze vere del commerciante via Franco Sacchetti. Grazie signor Renato. Grazie. Signor Gianluca, mi pare che la mobilitazione in questo momento sta crescendo contro questo progetto. Lei ricordava anche sogni, vecchie proposte del municipio. Le vecchie proposte del municipio era quello di migliorare i marciapiedi via Sacchetti con la riduzione dei metri per poter aumentare una viabilità e rifacimento anche dell'illuminazione, dove i residenti si lamentano perché è molto pericoloso la sera.
molto pericoloso la sera, dove la gente, le persone si lamentano sia per un discorso serale, dove comunque è molto buio, e sia per un discorso di viabilità. Quindi diciamo, c'è questo vecchio progetto che è stato accantonato, non sappiamo ancora quali sono i motivi, e si pensa di voler mettere le toppe, passatemi il termine, facendo un senso unico, il che farebbe collassare ancora di più questa zona, farebbe collassare non soltanto via Sacchetti, via della Bufalotta, via Capuana, poi inevitabili problemi di viabilità, ma anche di parcheggio stesso, perché poi alla fine mancano anche i parcheggi qua dove sono, non ci sono parcheggi. Tutte le mattine ci scontriamo con i problemi verso la scuola, perché comunque non ci sono parcheggi, problemi all'altezza del mercato perché non ci sono parcheggi, un parcheggio al mercato strutturato malissimo, dove comunque è insufficiente, cioè quasi vuole fare soltanto un senso unico. E basta, senza nessuna utilità. Lei ha visto il comitato di quartiere Salviamo Talenti, ha fatto fare uno studio da un ingegnere, da cui emerge in maniera inequivocabile che mettere a senso unico via Sacchetti vuol dire spostare sulle stradine laterali, via Oliva, via Zuccoli, un traffico che le stradine non possono reggere, per cui andrebbero al collasso con rischio di ripercussioni su via Sacchetti. Ma poi senza contare, bisogna vedere che tutte queste macchine che sono parcheggiate in queste vie limitrofe, che sono molto strette, ma i residenti dove vanno a parcheggiare? Esatto. Dove vanno? Esatto. Non ci sono parcheggi, dove vanno? Esatto. Quindi c'è un problema di fondo, dove comunque si vuole fare una sperimentazione senza pensare al disagio che poi dopo... Sulla pelle dei cittadini e dei commercianti. Ma sulla pelle dei cittadini e dei commercianti, che comunque a me, cioè, devono spiegare tante cose, non si può fare un senso unico eventualmente senza fare i parcheggi. Se lei guarda via Fucini, ci sono dei parcheggi inventati, fatti via a ridosso degli alberi, con i marciapiedi alti, dove comunque si rompono le cose, dove si rompono automobili, dove comunque non c'è possibilità. Certo. Senta, lei come valuta il fatto che dopo due assemblee in cui il presidente Bonelli e l'assessore Aurigemma si sono trovati di fronte una compatto fronte di cittadini e commercianti contrari al senso unico, il comune intenda partire con la sperimentazione a settembre? Per me è da folli, perché non si spiega. Non si spiega, non si vuole tenere conto delle esigenze dei cittadini e dei commercianti. È da folli. Non si può commentare in maniera diversa. Facciamo la sperimentazione, perfetto, andremo tutti quanti al collasso, sappiamo a settembre, perfetto, con la riapertura delle scuole ci faremo due risate. Dopodiché fra due anni però i cittadini non dimenticheranno, 2013, giusto? È giustissimo. Bene, grazie signor Gianluca. Buon lavoro. Auguri e buona battaglia. Auguri.